fondo. Vai Giorgio, vai, vai, arriva che sta a tutti noi, non siamo nel nostro. Siamo nel nostro proprio, Andrea. Senta, io sono del 5 Stelle, lei? Io sono un matto. Un deposito costruito negli anni 30, è una delle opere, tra l'altro è vincolato ed è l'unico motivo per cui non l'hanno abbattuto anche questo. Praticamente il 1 agosto 2005 il comune di dando l'impegno, dovendoci costruire, è stato fatto un progetto su tutta l'area, quindi l'ambito di valorizzazione di Via Cuba e Lega Lombarda. Mediamente l'aumento di cubatura era del 15%, però come la media dei polli è finito che l'ambito di la Lega Lombarda deve essere valorizzata, non è stata valorizzata. E qui hanno costruito il palazzone che vedete, poi magari ci passiamo, di 13 piani, con un aumento di cubatura sull'area del 40%. In cambio avevano promesso gli oneri concessori, che non si sa che fine hanno fatto. Su questo, qui dentro questo androne, doveva essere realizzata una mediateca. Si sente meglio, rimbomba. Doveva essere realizzata una mediateca. Ecco, il progetto della mediateca biblioteca è scomparso. Non so se Valentina, consigliere municipale, sul progetto della mediateca si sa qualcosa? No. Non ci sono i soldi, sono spariti. Ecco, i soldi sono, ecco, Gemma Azzuni, con cui a suo tempo abbiamo fatto anche questa battaglia. Allora è sparito tutto. Ci doveva essere €1 milioni che era stato messo sul tavolo per farci mollare la battaglia che noi abbiamo iniziato nel 2005. Come opere di compensazione nel territorio, quindi nelle zone limitrofe, €1 milione è sparito. Quindi non abbiamo più gli oneri concessori, non abbiamo più €1 milione, non abbiamo più la mediateca biblioteca e non abbiamo anche nessuno che a livello municipale o comunale, o almeno la maggioranza municipale e il comune, che si occupi di questo progetto. Nessuno si sa dire dove sono finiti i soldi, eppure parliamo di bilanci comunali, parliamo di bilanci pubblici. Ecco, in questi bilanci pubblici che dovrebbero essere aperti a tutti sono spariti i soldi, è sparito il progetto della biblioteca, per cui ci troviamo un progetto dove già non c'era il verde, perché voi dovete sapere che il verde a compensazione di questo progetto hanno classificato i tetti e le coperture di questi edifici, sono verde pubblico per poter avere i parametri e rientrare nei piani del comune. Ma soprattutto questo oramai è già stato realizzato, quindi surrealizzato si può dire poco. Ci sono dei reperti archeologici importantissimi qui sotto che sono stati ricoperti nonostante la sovrintendenza era contraria, sono passato sopra tutti come senza guardare niente. Da oggi in poi invece la battaglia che io sto iniziando a promuovere è quella di farci dare almeno la mediateca biblioteca. Non chiediamo Pippo, chiediamo il rispetto delle regole, chiediamo il rispetto di quello che ci è stato promesso, nient'altro. Questo è quello che ci aspetta da qui al futuro, perché almeno la biblioteca i nostri figli la possono usare, si vedono il palazzone, ma almeno hanno un'opera che per il quartiere. Posso dire una cosa? Questa battaglia ha visto moltissimi cittadini per la tutela di questo bellissimo territorio, peraltro un progetto inadeguato perché non ha considerato minimamente la tipologia di questo quartiere, ma la cosa più grave è che comunque sono andati avanti, ci sono verbali del comando dei vigili urbani che noi chiederemo, ma c'è anche un altro
altro aspetto che circa 25 giorni fa è crollato un solaio di 200 metri quadri. Meno male che è successo durante l'ora del pranzo degli operai. Sarebbe stata una strage se gli operai fossero sul solaio. È gravissima questa situazione. Continuate a seguirla, noi la continueremo a seguire, perché questo giro che noi facciamo oggi è un giro che io conosco molto bene, soprattutto per gli interventi fatti in Consiglio Comunale, purtroppo in beata solitudine, lo devo dire, ma con molti cittadini attorno. Sono tutte situazioni di questo quartiere che vanno tutelate. Via 21 Aprile è un altro oltraggio alla politica del buon vivere, ci arriveremo. Laura, comunque Laura, questo lo dobbiamo sempre come dire vigilare, perché altrimenti credo la corsa che stanno facendo, lavora anche oggi la gru, la dice lunga, molto lunga. Grazie. È incredibile, cioè sono proprio pazzi questi.